Sto coso è 3 giorni che è qua. Io lo apro. La curiosità è donna, no? E allora noi lo apriamo. Scusa, è un ciclo computer, quello l'ho capito. Vediamo cosa c'è dentro, però. Allora, i cavi che si metteranno. Blu. Il ciclo computer. Piccolo e carino. Tac. Il manuale d'uso. La garanzia. Le fascette per fissarlo. E basta. L'ho fatto. Ah, è quello che ho appena fatto. Vabbè, vi ho già fatto vedere lei cosa c'è dentro, non posso farci niente, d'altronde è fatta così. Non No, c'è. niente, devo farlo io, però vabbè, L'ho fa aperto e tutto. basta. Sì, sempre così, tutti i pacchetti. Va bene, allora iniziamo il montaggio, quindi andiamo a recuperare questo, che è la base di supporto con il suo cavo, il cavo che porta al sensore. Perché l'ho scelto quel cavo? Perché va su una bicicletta anni 90 e di conseguenza anni 90 non c'era il wireless, c'era il cavo. Quindi iniziamo a posizionare questo sul manubrio e andremo ad utilizzare le fascettine per bloccare il sensore e questi elastici in gomma che vedremo qual è meglio utilizzare in base alla dimensione del manubrio. Io presumo che utilizzerò questo qua perché è più piccolo. Poi voi, in base alla dimensione del manubrio e alla posizione in cui andate a montare la basetta del ciclo computer, in base a quello andrete ad utilizzare l'elastico più idoneo. Quindi apriamo questi e iniziamo. Bene, spostiamoci sulla bicicletta. Allora, io ho deciso di attaccare in questa posizione il mio ciclo computer perché qua andrò a mettere poi altre cose. Quindi prendo la sua basetta, la appoggio. Nel mio caso è sufficiente la fascetta media. Sono tre, quella media. Io ho anche pensato di iniziare già a dare una guida al cavo utilizzando l'elastico. Quindi lo metto qua, tiro e rompo l'elastico. Ok, perfetto. Verifico che sia ben saldo. Mi raccomando, questi sono i contatti che collegano il ciclo computer al sensore, rivolti verso il basso, altrimenti montate il ciclo computer al contrario. Adesso farò qualche giro, mi studierò, ve lo farò vedere dopo, mi studio qualche giro per non rompere le scatole al filo del freno e scendere tranquillamente verso la ruota, cercando di posizionare il cavo nel migliore dei modi possibili. Ho già apportato una piccola modifica, ho svincolato il cavo perché scendo lungo il cavo del cambio anteriore per poi arrivare al forcellino arrotolandomici attorno. Questo è il giro che ho scelto alla fine, ok? Poi qua con il suo gommino mi andrò ad appoggiare, calcolerò la distanza, ma lo vediamo dopo. Qui, se vedo che il filo rischia di toccare il battistrada, andrò ad agire con una fascettina in maniera tale da evitare questo, perché se il filo sfila contro il battistrada della ruota, tempo qualche chilometro e questo filo si taglia. Adesso vado a mettere questo sensore che c'è notazione sul raggio in questa maniera. Comincio a stringere e dopo voterò insieme a qualcuno che mi sta telefonando a rompermi le scatole sempre quando faccio una recensione. Dopo la telefonata, torniamo al nostro montaggio. Allora, qui, come vedete bene, mi raccomando, c'è la sede dove dovete incastrarlo nel raggio, non infilatelo qui, altrimenti vi cade e lo perdete. Io lo lascio leggermente morbido, non lo sto a tirare perché poi devo andarmi a, faccio capire bene, devo andare più o meno a settarmi in questa maniera, quindi guardandolo già sarà una cosa di questo tipo.
mantenendoci a una distanza inferiore al mezzo centimetro, quindi la distanza tra il sensore magnetico e il rilevatore dovrà essere inferiore ai 5 mm. Qui a occhio già ci siamo. Ok? Adesso procedo col resto, vi faccio vedere come procedo col montaggio e poi lo testiamo un attimino. Per fissare il rilevatore del sensore magnetico usiamo l'apposita gommina a rotazione. Mi appoggio alla forcella, ma posso anche non appoggiarmi, prendo le fascettine. Allora, penso, facciamo così. Lasciatele morbide per fare i test di distanza, perché se poi magari non rileva il sensore correttamente è andato di scatole. Poi andate a girare in questa maniera, tagliate e non si vedono neanche. Si può fare anche lo stesso dalla parte opposta, ma sinceramente per un punto di estetica così non è che l'impatto sia poi così grande. Io questa qui la chiudo una bella molto lasca in maniera tale non avere problemi. Andiamo a vedere la distanza, direi che così potremmo esserci, non dovrei sfregare niente. Per fare un test non è il caso di andare a settare tutto il computerino, lo potete mettere, fare un test a vedere se rileva velocità e poi andiamo a fare i settaggi, vediamolo insieme. Inseriamo il nostro ciclo computer, clic, dovrebbe essere andato perfettamente a contatto. Adesso rimuoviamo io rimuove via cacca brutta. Ecco, allora accendo, tenendo premuto per 2 secondi, vedete si accende, ci saluta, ciao, andiamo un po' dritto, ok, e vediamo, l'ho retto sballato, se prende, se funziona. Andava su? Ok, andiamo a rivedere un attimo le distanze. L'unico problema in genere in questi ciclo computer è la distanza che c'è tra il sensore, perché io sono ovviamente non mi sono fissato, c'è tra il sensore e il rilevatore, quindi lo andiamo ad avvicinare guardando che non prendete nei raggi e andiamo a verificare adesso se funziona. Ok, come avete visto il problema è soltanto un problema di distanze nel ciclo computer col filo, in quelli wireless potrebbero essere altri, ma lo vedremo su un ciclo computer wireless. Quindi procedo adesso col fissaggio delle fascette, il taglio, il blocco del sensore, poi lo andiamo a configurare e poi a testare su strada. Trovate la posizione, stringo bene il sensore sui raggi in modo da non perderlo e soprattutto in modo che non si sposti dalla posizione ideale. Ok, andiamo a vedere se non si è spostato nulla. Magari andiamo a fare anche una piccola, vediamo così, se lo stringo. Andiamo a fare anche una piccola verifica. Questo lo avviciniamo ancora un pochettino, tanto non prendo niente. Andiamo a fare una piccola verifica sullo strumento. Perfetto, funziona tutto, quindi andiamo a bloccare le fascette e a tagliare. Ecco fatto, taglio. Ora andiamo a vedere come si configura, perché ovviamente il ciclo computer va configurato.
Andiamo veloce il display. A ciclo computer acceso andiamo a settare, dopo setteremo l'orario, ma la prima cosa importantissima da configurare è il diametro della ruota e la larghezza del copertone. Questo perché in base alla larghezza lui avrà preimpostato le varie misure per avere il perfetto diametro o circonferenza del cerchio a fine di fare il calcolo corretto della velocità e della strada percorsa. Con le due frecce indifferenti ci muoviamo attraverso le funzioni. Qua, come vedete, io girando la mano ho già fissato una velocità media. Dammi ok. 24 ore, sì. 3,57 va bene. Vabbè, tanto che ci siamo, diamo in configurato l'orario. Sono adesso le 21:51. Ok. Adesso andiamo a configurare, schiacciando la freccia destra, il diametro della ruota. Abbiamo il diametro, nel mio caso da 26 va già bene, e a questo punto devo andare a modificare la larghezza del copertone, io ho degli 1,95, vediamo se c'è. 26, qua potete andare a cambiare il diametro, come vedete, ma io non ho intenzione di cambiare il diametro. Dopo che un'altra volta, arrivo sulle dimensioni, sulla larghezza della copertura, ed è 1,95, ed ho ok. Perfetto. Per quanto riguarda il settaggio delle ruote, nel mio caso sono già a posto. Ok, quindi tengo premuto per uscire. In questo momento il ciclo computer è configurato per le mie gomme, quindi dovrebbe essere tendenzialmente massimamente preciso per quello che può. Ora andiamo a vedere le funzioni, sono tantissime. Chilometri orari istantanei, questo li possiamo vedere sia in movimento che da fermi. Chilometro, questo qui è il chilometro orario, la media, questo qui chiaramente sarà visibile se non ero soltanto in, cioè lo vedrete variare soltanto una volta che sarete fermi. La distanza percorsa e la distanza totale, lo vedete qua sopra il fatto che c'è la distanza totale, per portare di nuovo in settaggio. Vado avanti e torno di nuovo al mio punto di partenza. Se voglio spegnere il tutto, tengo premuto e ho resettato. No, quindi qui niente. Tengo premuto per off. E il ciclo computer è spento, così risparmiate la batteria. Quando dovete accenderlo, tenete premuto per un paio di secondi, quando arriva in fondo, lui vi saluta e parte. In questo momento io ho resettato tutto quanto. E siamo pronti per testare il ciclo computer con un GPS e vediamo quanto è reale quello che rileva il ciclo computer di Decathlon. Andiamo in strada, ma io adesso vado a dormire. Per me passerà una notte e una giornata di lavoro, per voi qualche secondo. Allora, qua sono, come si vede, sono controvento praticamente. Se sbaglio faccio il bagno nel canale. Comunque non posso spingere di più perché mi sa qua non sentite più niente perché c'è un bel vento. Comunque più o meno questo è lo scarto GPS, penso che sia mezzo chilometro orario più o meno, direi di sì. Non so se riuscite a vedere bene, se sentite che c'è un vento incredibile. Adesso ho la buffata, faccio il bagno. Video finito, giornata finita, ciclo computer direi approvato, non resta altro che concludere il video con: se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo e cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che faremo. E Alexa, spegni quadro. Alexa, spegni letto. Buonanotte.